Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero perché oggi, ovviamente, continuiamo la nostra avventura. Abbiamo compiuto la nostra prima missione, anche se per il momento i nostri rank non sono così eccezionali, ma ovviamente sto notando delle piccole difficoltà per quanto riguarda i combattimenti, in quanto i movimenti sono abbastanza macchinosi e quindi non mi permettono di essere molto fluido nei movimenti, se così possiamo definirlo, se così possiamo dirlo. Per cui mi trovo leggermente in difficoltà. Forse Ace potrebbe essere la soluzione utile, perché comunque lui attacca a distanza, quindi mi viene molto più facile giocare. Però anche con i personaggi corpo a corpo devo riuscire un attimo a imparare un po' come mi conviene muovermi. Gli annali vermigli sono stati aggiornati, ok, perché giustamente ho fatto altro. Mi occupo io delle iscrizioni, vai, vi aspetto. La prossima missione è di livello 13, ma non dovreste avere problemi. Allora, io intanto voglio fare, ecco, rimettiamo il leader lui. E praticamente adesso. Oh, lì c'è un'interazione che mi leverà 2 ore. Vuoi ascoltare? Sì. Ok, hai ottenuto una gran pozione. E quindi abbiamo scalato delle ore al nostro contaore. Quindi non devono essere per forza essere delle, diciamo, delle cose assurde. Vedete, sono semplicemente delle interazioni che mi portano via del tempo. Ma questa non è quella del drago. Non era. あ、はい。我らは双竜府の使者。infatti。急ぎ院長様に会わねばならん。それで院長室の場所を知りたい。着いた時にお聞きしたのだが、景色を見ていたらすっかり迷ってしまった。院長室でしたら、ちょうどこの先にある魔法陣から行くことができます。おや、私たちは随分と遠回りしていたようだ。自信ありげに歩いているから、すっかり騙されてしまった。助かり申した、朱雀の方。あなたの歩む道に光があらんことを。協力、感謝する。Hai ottenuto la fiala di Turbo Etere. Ah? Hai ottenuto un elisir. E il tempo passa, ovviamente, oserei dire anche. Ha detto a cosa? Ah, quindi vabbè, no, ha detto non significa niente di particolare. Lì c'è un altro punto esclamativo. Però prima di fare questo, io vorrei andare. Dov'è che si trovava il tizio dei punti? Là, si trovava qua, perché ho accumulato parecchi punti e volevo vedere cosa potevo comprare. Ecco. Vorrei acquistare le carte Accademia e la cintura nera. Potevo fare direttamente equipaggio. Dov'è? Equipaggio.
Quindi sì, diciamo che Ace effettivamente è il, tra virgolette, protagonista di questo gioco, anche se è tutta la classe 0 il protagonista del gioco, però Ace forse in maniera un po' più determinante. Sono i Moguri della classe 8. C'è una cosa che volevo dirvi. Io mi occupo di raccogliere le piastrine di riconoscimento. Ah, ecco! Sono la morte che i propri sono esistiti davvero. Esatto. Ma quindi scusa, non le devo dare a te le piastrine? Cioè, se tu hai detto che ti occupi della raccolta delle piastrine, io ne ho raccolte piastrine, perché durante i vari eventi le ho raccolte, ma a quanto pare... Pensavo fosse una sorta tipo di side quest, come raccogliere, che ne so, oggetti in giro per il mondo. Magari le piastrine potevano essere... Lì c'è un altro punto esclamativo. Ah, proprietà velocità combattiva, introduzione alla magia. Crediti formativi ESP. Ah, sono proprio delle proprie vere lezioni. Ah, nel sì, è come su Final Fantasy XIII questo. Hai ottenuto 2000 esperienze addirittura. Magia di difesa più 2. Ah, e nel frattempo ho sbloccato la missione. Ah, quindi ogni lezione è 2 ore. Perché se avevo appunto 4 ore a disposizione, adesso mi ritrovo nuovamente con 2. Cioè, mi ritrovo nuovamente con la missione. Ok, allora accettiamola. Gokuro. Una campagna di occupazione, perciò la partecipazione è volontaria. Vabbè, diciamo che all'inizio il gioco è un po' macchinoso, effettivamente parlando, eh. Però non lo so, magari andando più avanti si riesce a fare qualcosa di serio, di decente anche, di carino. Comunque, di utilizzare utilizzeremo da ora in poi molto probabilmente sempre Ace. È molto più comodo come stile di combattimento per come è strutturato il gioco, ovviamente. E gli altri li utilizzeremo come supporto. È la prima volta che in un gioco viene privilegiato forse l'attacco a distanza rispetto all'attacco corpo a corpo. L'esercito vermiglio decide di partire da Maktai, la città liberata grazie all'intervento dei cadetti per un'operazione di... La classe 0 gli ordini del comandante deve prendere parte alla campagna agendo come unità indipendente della guerriglia. Sì. Scegli chi mobilitare. Vabbè, tutti quanti, ovviamente. Modifichi l'equipaggiamento. No, perché l'ho già modificato. Quindi mettiamo Ace. Ah, solo uno? Ah, e allora sì. Solo uno ne devo portare. Ah, è una sorta di battaglia tattica.
cercando di riconquistare. Ok. Quindi dobbiamo andare noi a riconquistare quella zona. Quindi prima assistiamo la base 1. Poi dirigetevi ad Acqui e occupate la città. Ok, quindi prese quelle due città, possiamo prendere poi quell'altra. Va bene, perfetto. Però voglio... adesso dobbiamo capire come funziona. Vittoria. Se espugnate corsi, sconfitti se perdete Maktai. Vuoi vedere il tutorial della missione? Sì, vediamo. Se invece si... sarà game over. Allora, noi dobbiamo aiutare... Allora, vediamo, proviamo a prendere il Chocobo. Ah no, non me lo fa prendere. Ah, ma si può combattere anche così proprio, da qua. Puoi attaccare il nemico servendo di armi e magia, ma non puoi utilizzare abilità e comando difensivo. Attaccare base e fortezza. Base e fortezze subiscono danni solo se colpite dall'esercito. Per espugnarle devi dislocare tatticamente le truppe del dominio dando ordini in modo che raggiungano la meta per poter attaccare. Creare disordine tra le truppe. Attaccando il nemico puoi creare disordine tra le truppe per poi avanzare e conquistare punti strategici. Ah, ecco, stanno avanzando adesso tutte le, ovviamente, le unità. E quindi la prima l'abbiamo conquistata. Lì puoi dislocare altre truppe. Se hai bisogno di recuperare PM puoi fare avvicinandoti a una base e una fortezza. Esatto, come sto facendo ora. Distruggi l'autotorretta, quindi obiettivo speciale. Delle ricompense speciali. Perfetto. Puoi dare ordini alla base 1. Premendo A vicino alla base o alla fortezza dove compare. Quindi adesso possiamo dare ordini qua. Ecco, agli ordini. Unità rogo, unità folcore, specialità magia di tuono, addestrata con... Allora, adesso dobbiamo dirigerci praticamente alla base 2, giusto? Perché da Maktai no. No, dobbiamo conquistare qua, Acqui. E andiamo agli ordini e utilizziamo anche la modalità folgore per andare qui, ad Acqui. Quindi devo, vedete, aiutare le truppe ad avanzare. Perfetto, siamo arrivati. Ma io non posso fare danni perché le città devono essere attaccate, vedete, solo dall'esercito. Per cui fortunatamente stiamo riuscendo a fare danni.
Assaltare fortezze e città. Per conquistare una fortezza o una città è necessario prima di tutto avvicinarsi e poi premere A per assaltarla. Compiuto l'assalto comincerà la battaglia e verranno assegnati degli obiettivi speciali che, se portati a termine con successo, ti daranno il diritto di impartire ordini localmente. Quindi voglio andare all'assalto, sì. Perfetto. Vuoi richiedere rinforzi d'accademia? Sì, va bene. Così accumuliamo altri punti. Allora, la mappa com'è? Ah, ok, la mappa è molto, molto breve. Vediamo se ci sono cose da recuperare nel frattempo in giro, perché direi che c'è anche bisogno. Vediamo, no. Fuga del maggiore Herriot tra 4 minuti e 27 secondi. Sconfiggi un nemico sotto il riflesso letale utilizzando la magia. Povero Ace. È un po' confusionario il menu, devo essere onesto, non riesco a gestire in tempo la situazione. Puoi dare ordini ad Acqui. L'unità Zuma attende ordini. Quindi adesso possiamo andare a corsi. Quindi tutti a corsi adesso. Ma quindi Ace è praticamente... non si può utilizzare al momento. Avaia. Sì, vabbè. Ore ori, tengo kai shiru. Yosou ijou ni ikkyūi ga koto ni no honkochi wa tatake no tsu aru. Totsuniu shite seiatsu se yo. Mada makeru wake ni wa ikan konna toko de. Ah, lì praticamente, guardate, madonna mia. Hanno disintegrata. Assalto. Oh. Wow.
Perfetto. Vedete, con le armi a distanza viene meglio giocare a questo tipo di gioco. Cioè, è una cosa un po' paradossale. Però vedete, con le armi a distanza, cioè King mi viene anche più facile di Ace utilizzarlo. Tempo impiegato A, ordini eseguiti A, morti subite B. Valutazione A. Per la prima volta già iniziamo. Ricompensa Mega Elisir. Sì, salviamo i progressi. No, aspetta, andiamo qua. Perfetto. Vuoi entrare a corsa? Quindi si può entrare adesso anche nelle città che abbiamo esplorato. Ecco, vedete, praticamente abbiamo la possibilità di entrare nelle città che abbiamo. Gemma di Kayahara. Negoziante. Best seller, bouquet di rose, bikini rosa. Oddio. Sembra un po' eccessivo, forse. Un bikini regalato così mi sembra un po'. Lì c'è un altro. Ah no, lì c'è il vestigio. Riutilizziamo Ace, che poverino ha fatto una brutta fine, perché tra l'altro è stata colpa mia che mi sono distratto, quindi forse X più A? Scusa, perché cosa vuol dire XA per il Chocobo? Cioè là c'è il simbolo X e A che si vede il Chocobo, ma ah, forse così. Ah, ecco. Che figata. Posso utilizzare il Chocobo. La classica musica del Chocobo. Comunque, secondo me, sconfiggendo anche la base 2, avrei ottenuto una ricompensa extra. Sì, credo di esserne abbastanza sicuro. Ah, è perché. Ah, posso entrare anche dentro la foresta. Ah, pensavo non si potesse fare. Vabbè, un po' stupida come considerazione, però. Non lo so, pensavo non si potesse fare. Sì, entriamo anche qui. Voglio vedere che cosa c'è anche nelle città che abbiamo conquistato. Visto che là c'era un mercante. Qua non so effettivamente cosa c'è, però sono curioso di controllare. Negoziante anche qua. Propedeutica al fuoco, gelo, propedeutica difensiva, telelite. Ah, ma non durante le missioni. Ah, quindi le teleliti hanno lo stesso funzionalità di Final Fantasy XII. Quindi ti teletrasportano fuori dal pericolo, però non durante le missioni. Per cui possono essere utilizzate durante il farming o comunque durante la modalità di level up. Se dobbiamo fare level up in giro per la mappa, eccetera eccetera. Cosa che non mi interessa più di tanto. Ah, però vedete, il Chocobo una volta utilizzato si perde. Quindi poi devo rifare così e chiamare un altro Chocobo se lo voglio utilizzare. Qui tra l'altro potremmo andare, secondo me, infatti, in delle zone che forse per ora è, infatti, non è ancora accessibile. Ed invece tutta questa zona la possiamo esplorare. Lì
Cosa c'è? Un oggetto? Ah no. Mi sembrava un pallino bianco, mi sembrava un oggetto. Invece... Ma quindi qua non ci sono ciocografie o comunque non c'è... Il ciocobo è scappato? Perché è scappato? Boh, se l'è pensato è scappato. Può essere che funzioni così. O forse il ciocobo ha un periodo limitato? Ma non credo, penso che proprio sia scappato così a random, senza un motivo valido. Madonna che torre, che cos'è quella cosa? Allora, le città le abbiamo esplorate queste qui. Riesploriamo la città, quella vicino a casa nostra, diciamo, vicino all'accademia, per vedere, visto che comunque qua non ci siamo andati, prima non ci siamo andati, l'abbiamo soltanto liberata, ma non ci siamo andati, per cui andiamo anche qui. Ecco, negoziante. Bracciale, guanti, una stessa identica cosa. Ancora giustamente... Come equipaggiamenti, come negozi e come tutto non abbiamo chissà che, perché mi sembra anche logico. Siamo praticamente a 2 ore dall'inizio del gioco, se così possiamo dire. È normale che la situazione sia così. Addirittura la pioggia, quindi il meteo può variare nella mappa. Qui non utilizziamo Chocobo né niente perché tanto siamo praticamente a casa. Lì sul mare c'è qualcosa, su quell'isolotto. Cos'è? Sicuramente là ci potrò andare poi dopo, quando avrò una nave. Che è successo? アミト候補生の本格参戦により、スザクの七回復は劇的な進展を見せ始めていた。候補生の挙げる華々しい戦果を受け、八石議会は大規模な領土奪回を目指す大反抗作戦をかけず、その知らせは即時 Ah vabbè, la cosa che già sapevamo, che avevano progettato questa controffensiva. はい、20号歩兵連隊は後方に転戦。ソリュウ軍にも呼応が見られます。ソリュウの現状は慎重派だ。本格的な参戦ではあるまい。はい。後方支援を基本とし 援軍を送るにとどめているもようです。追って指示を伝える。下がれ。は。そろそろ貴様にも働いてもらうぞ。いいだろう。Presto avrò bisogno di te. 彼を使うおつもりですか。貴様は気にかけることではない。 報告をしろ。はい。吸気管の稼働は順調です。対象を発見さえできれば直接干渉域において制御下に置くことができると思われます。捜索を急げ。そのための手段は問わん。は。歯車の周り想像以上に早い。 Diciamo che la trama ancora di per sé non è molto chiara in alcuni punti. Non è assolutamente chiara in alcuni punti, però i pezzi si stanno cominciando a muovere. それ以上でも、それ以下でもない。愚問でした。主要教は主であられる。ご判断は正しいでしょう。では、スザク軍は作戦通り動きます。よろしいですね。好きにしろ。我は主らに、いかなる保証もしない。もしもの時は、兵を撤退させることだな。 もしも時クリスタルの加護を信じましょう。どう責任を取るつもりだね。
私の許可なく兵を動かし、死なせと責任だよ。これは由々しき事態だぞ。何が問題なのかしら？兵士が一人死んだ、それだけよ。あどこたちは首都奪還作戦を見事に成功させたわ。得たものと失ったものの引き算もできないのかしら？だとしても、軍部には石膏も密偵も、あの任務に適した者はいくらでもいたというのに。 なぜあの青年、イザナックナギリでなければならなかったのだ。それはあの子が望んだから。なんだと？どこで出会ったかは知らないけど、エースがあの子がいいって言うんだもん。それだけの理由で子供のわがままに付き合って我が軍から兵を動かし死なせたというのか？十分すぎる理由じゃない。 それに朱雀の軍よ、院長の許可がありうごいている。それに問題があるのかしら。僕が望んだ、僕のせいで死んだイザナクナギリ。イザナ、 il fratello di coso? Di macchina. Ace? Daijoubu ka? Nanka kaoiro arui zo. Makino. Makino Kunagiri. Nanda yo aratamete. Ecco, vedi? Il suo fratello. Sumatai. Henna yatsu da no. Perché lui dice: io non so perché mio fratello era andato lì. E in quanto pare è stato Ace a volere Izuna. Questa è una cosa abbastanza strana. Addirittura missione in un giorno e 12 ore. Ah, ok, no, vabbè. Gli OS già ci sono. Ecco, lì cioè, ci sono 2 ore che andiamo a perdere. Quindi vediamo. もういいわ。体の方は問題ないみたいね。調子はどう？悪くない。ペリシテリウムには慣れたかしら？うまくやってるよ。そう思う。マザーのところにも報告が行ってるだろ。そういうのは直接聞かないとわからないものよ。僕たちを候補生に推薦した手前もあるし。そこは何も心配してないわ。 母親が子供たちの心配をするのは普通のことなのよ。自分で選んだ作戦に参加するのもいいけど、もう少し顔を見せるようになさい。<笑>よく言うよ。マザーこそ魔法局の仕事忙しいんだろ。相変わらずってところね。でもあなたたちに会う時間くらいはいくらでも作れるわよ。はいはい。 Ho ottenuto gran pozione richiedente. Oh, ottenete un fantoma rosso. Penso di averli già. Ho ottenuto un anello di ferro. Ti darò anch'io un premio, ottenuto un elisir. Vabbè. Dopo avervi visto in azione abbiamo assoluta fiducia in voi. Richiesta. Le persone che hanno una richiesta per la classe 0 sono segnalate come richiedenti. Ah, ok, i richiedenti non consumano tempo. Però loro hanno delle richieste entro un particolare lasso di tempo, quindi va bene. E anche se comunque compio la missione dopo, ricevo la ricompensa dopo
Esercito imperiale, adesso possiamo uscire. Uscendo dal territorio di Oriens si consumano 6 ore. Ah. Si possono allevare i ciocobini. Ecco, le piastrine possono essere... Sì, ho delle piastrine. Ah, ecco, vedete, quindi man mano che raccolgo le piastrine... infatti, devo andare ad allevare anche i ciocobo adesso. Allora, andiamo a vedere... Ecco, andiamo alla scuderia. E andiamo a vedere questo allevamento dei ciocobo, che prima mi era stato detto che non si poteva fare, mentre invece adesso pare di sì. Oddio. Quindi accoppiamenti ed erbe si possono ottenere delle razze diverse, quindi... Oh Gesù, ecco, non mi dire che è come con Final Fantasy VII. È stato deposto un uovo. Però ci vorrà un po' perché si schiuda. Ecco, spieghiamo. Allevare dei ciocobo significa accoppiarne due per far nascere. Ah, vabbè, questo. Ah, no, vabbè, questo già me l'aveva detto. Niente, allora dobbiamo aspettare che il ciocobino nasca. Ah no, però pensavo diversamente. Comunque, non lo so, devo farmi un'idea su come nascano questi ciocobo, perché... Eh sì, non vorrei che si ripetesse il trauma di Final Fantasy VII. Vabbè, questo serve soltanto a farmi ottenere degli oggetti. Vediamo se posso andare in quella zona che prima... Ecco, vedi? Combattimenti simulati, potete fare un salto all'arena. Finalmente. Rivalità tra le classi. Oh, un richiedente. Vediamo che cosa vuole. Le puoi dire che le voglio parlare? Ah, quindi devo dire a Rem di parlare con sto tizio. Va bene, poi. Quindi possiamo ritornare all'arena. Vediamo l'arena, così credo di aver esplorato tutta la... diciamo tutta la base, tutta l'accademia, e ricevere la ricompensa dal Mog, vero? Vero? Combattimenti simulati e ottenere grandi risultati è difficile. Ottenere una piccola quantità di punti esperienza è un fantoma. Ah, vedi, non sarà considerato game over. No, non voglio cominciare il combattimento simulato per ora. Con gli addestramenti segreti puoi ottenere ESP e altri benefici, semplicemente interrompendo il gioco per un certo lasso di tempo. What? Vediamo.
L'addestramento segreto. Oddio. Che cosa ho combinato? Ah, quindi io tecnicamente staccando così posso, e ricaricando la missione, addestramento in corso. Quindi se io ricarico questa partita, conviene aspettare un po' di più. Ah, quindi tecnicamente mi conviene che quando stacco il gioco, cioè quando voglio staccare, che poi non devo giocare, vengo qua, faccio questo addestramento segreto, così poi... così poi ottengo dei risultati migliori, invece che staccare e basta. Questa è una cosa molto, molto interessante. Lì ci sono stato. Allora, andiamo a cercare Rem. Perché devo dirle di parlare con questo tizio. Vediamo se la trovo in aula. Ah no, forse ci devo andare con Rem direttamente. Che cazzo? Ah, ok, quindi possiamo provare... Vabbè, ma ci vado dopo, un secondo. Perché non vorrei che forse devo cambiare il leader con Rem. Rem, dou ka shita? Ano ne, sakki uwasa de kiitan da kedo, hokubu sensen ni shuyukyou ga ita rashii no. Shuyukyou? Suzaku no Lushima? ルシが理由もなく動くことなんかないでしょ。だから一体何が起こってるんだろうって。確かにルシが戦場に現れるなんてただごとじゃないな。あ、qua ci sono altre lezioni. Te li faccio assaggiare i miei pugni. Potenza magica più uno. Siparietti. Missione fuoco. Ok, quindi abbiamo perso. Già è finito un giorno. Allora, aspettate una cosa. Io credo che molto probabilmente per compiere quella missione io debba fare così. Quindi utilizzando Rem devo uscire e andare a parlare con quel tizio. Perché non credo esista il passaparola per dire tipo ah no, c'è quel tizio che voleva parlare con te. Io credo che proprio in qualità di Rem devo andare a parlare con quello. Nada. Ah, è accettato una coda di Fenice. Ah, perfetto. Vedete? Immaginavo di dover fare una cosa del genere. Ok, quindi adesso possiamo tornare indietro. Non penso qua ci siano altri punti esclamativi. No, non ce ne sono. Quindi andiamo a provare anche l'alto cristallum. Cristallium. Per vedere questi fantoma. Che io credo, ora, facendo così due calcoli, questi fantoma in realtà siano le anime
dei guerrieri che sconfiggiamo. E noi praticamente prendiamo la potenza tramite questi nemici che sconfiggiamo e non tramite il cristallo. Quindi è una sorta di magia nera, una cosa che forse non si dovrebbe fare. Però non lo so, per il momento non ho certezze, sono supposizioni, perché i fantoma li otteniamo quando i nemici sono morti, per cui potrebbe effettivamente essere questo il problema. Cioè il fatto che noi assorbiamo le anime dei nemici e tramite esse diventiamo più forti. E non è una cosa molto carina, se così si può dire. Fulgor Pro, sblocco avvenuto. Avrai una nuova magia a disposizione. Quindi Ignis Pro, magia richiesta fuoco 50, 60, 70. Ah, ecco, vedete qua possiamo praticamente cambiare tramite i fantoma la potenza di queste magie. Allora, per il momento non mi interessa. Mi interessava solo vedere come funzionava. Anche perché ancora ne ho pochi, quindi non credo sia la cosa migliore. Ne ho troppo pochi. Allora, continuiamo a seguire le lezioni, così seguiamoci queste altre due lezioni. Poi non so effettivamente quanto sto registrando. Un'altra volta. Sì, questa la voglio saltare, l'ho già vista. Museruola. Sarà anche ignorante, però non si tira indietro. Benissimo. Non ci sono più non ci sono più lezioni, però abbiamo ancora 8 ore a disposizione, quindi vuol dire che ci sono delle altre cose da dover vedere. Cioè degli altri compiti. E vediamo dove si trovano, perché adesso il problema sarà anche cercarli. E qui non credo. Ah, un richiedente. Sconfiggete due vertigo. Mi sono stati avvistati degli esemplari nelle foreste di Rubrum. Perfetto, vedete? Quindi già c'è una missione che devo fare al di fuori dell'accademia. Però per uscire, se non sbaglio, mi servivano 6 ore. Quindi, visto che ne possiedo 8, direi di poterlo fare subito. E poi le ultime 2 ore le sfrutto per un'altra, diciamo un'altra interazione, ecco, che effettivamente si devono chiamare interazioni. Quindi per uscire dovremmo sprecare 6 ore, se non sbaglio, giusto? Fatemi vedere se ho capito bene. Un altro richiedente. Trovate 3 pozioni. Ah no, allora aspetta. Prima facciamo quella del comando generale. Sta cercando nella caverna a est di Corsi. Ah, quella caverna che abbiamo visto. Allora, fatemi vedere se...
no. Allora, nella foresta al nord di Rubrum, quindi dovrebbe essere questa la foresta dove si trovano questi vertigo. Allora, cerchiamo questi mostri. Vediamo se funzionano così. Cento zampe. Madonna mia. Allora, non penso che questi siano... No, non sono questi i nemici che mi interessano. Perché se io voglio fare una cosa... Vediamo, mappa generale, un secondo. Allora, Rubrum è questa. Quindi se quello mi dice praticamente nella... Dovrebbero essere queste le foreste a nord di Rubrum, giusto? Perché comunque... Dovrebbero essere queste. Anche se qua però ci sono sempre gli stessi mostri. Madonna mia. Ah, qua non ci sono stati altri mostri. Allora, vediamo se invece si trovano magari nell'altra foresta, perché magari ogni foresta possiede dei mostri particolari. Oddio, che cos'è sto fuoco? Fuggiasco? Cos'era, una battaglia speciale, tipo? Allora, proviamo a vedere invece da quell'altra zona. Ecco, in quest'altra foresta. Vediamo se magari si trovano qua. Oh, qua ci sono dei mostri nuovi. Budino, no. Eccolo, vertigo. Oh. No, l'ho mancato. Porca miseria. Ok, sconfitto. Quanti ne devo sconfiggere? Ha detto due? Sì, altri nemici. Perché se c'è un altro... Che c'è un po' di nebbia, non lo so, sembra che ci sia della nebbiolina e non si capisce niente. Richiesta soddisfatta, esatto, vedete, erano due. I budini dovrebbero...
Eppure con la deflagrazione qualcosa gliela levo. Infatti. Ottimo. No, non mi interessa più. Li ho trovati, i nemici, quindi va bene così. Se invece dovessi utilizzare oggetti... Interessante, quindi le telelidi mi permetterebbero di ritornare subito a casa, quindi non dovrei fare questo problema. Effettivamente sì, non sono malvagie da comprare, però diciamo che ogni pezzo costano 2000 unità, quindi non credo... Comunque questa è la prima volta che vi faccio vedere una side quest all'interno di una puntata, perché volevo farla così, a sorta di... Ah no, aspetta. Allora, dopo ci torno qua. Vi stavo dicendo che... è la prima volta che vi faccio vedere una side quest solo perché volevo farla in questa maniera. Cioè, nel senso, come sorta di gameplay, per far vedere anche come funzionano le side quest. Ma state tranquilli che, ovviamente, tutte quelle che farò da qui in avanti saranno assolutamente off camera. Quindi non le registrerò. Questo è perché comunque le puntate, le prime puntate le faccio un po' di introduzione a tutto. Poi man mano che iniziamo ad approfondire le conoscenze, iniziamo ad approfondire anche le varie tecniche e le varie tematiche del gioco, ovviamente farò dei tagli e non vi farò vedere determinate cose. Allora, questa siamo riusciti a compierla. Un'altra cosa voglio vedere, ecco, pozioni, ne possiedo 7. Quindi quel tizio me ne richiedeva 10. Vediamo se le posso comprare tramite i punti amicizia. No, le gran pozioni posso ottenere. Le pozioni dove posso ottenerle? C'è qualche negozio qua, qualche cosa. No, mappa generale no. Laboratorio no. Non c'è un vero e proprio negozio. Non ci sto pensando effettivamente, perché qua comunque c'è... No, quella è l'arena. Ah no, c'era il negozio. Aspetta, ora che ci penso. Certo, era quello che io avevo definito fabbro. Che era il laboratorio marziale. Che non era altro che il negozio. Esatto, un altro richiedente. Trovate una pelliccia folta. Ah, ecco. È quella dei mostri rintanata nella caverna di Corsi. A me ne serve assolutamente una. Vabbè, però poi casomai la devo venire a riaccettare. Vabbè, queste sono cose che farò off camera. Questo è tutto d'argento. No, non le vende le pozioni. Vedete, qua c'è l'ultima punto esclamativo che ovviamente mi triggererebbe, perché mi attiverebbe la missione, quindi per il momento non lo posso fare. Allora, faccio una cosa, visto che comunque lui mi ha chiesto le pellicce e ancora non ho 10 pozioni, io faccio un piccolo taglio adesso. Dove praticamente vado a fare questa side quest, cerco di ottenere queste 10 pozioni, se le trovo da qualche parte, e poi... Ah no, però aspettate. Cioè, se io devo uscire adesso,
Ho soltanto 2 ore a disposizione, per cui non posso uscire dall'accademia, perché l'accademia mi richiede 6 ore per uscire. Sono in un brutto guaio. Sono in un bruttissimo guaio. Perché adesso se provo ad uscire non mi faranno uscire. Non è abbastanza tempo. Questa è una cosa molto limitante. Quindi potrò farla dopo. Se non sbaglio, le pozioni si trovavano anche fuori. Si trovavano anche fuori. Perché in una di quelle cittadine che ho sbloccato vendevano le pozioni, se non erro. Anche perché qua non ho come comprare le pozioni, non ce ne sono da nessuna parte. Andiamo a vedere nel frattempo se il ciocobino è nato. Anche se non credo, però. Oh, invece sì, perché è vuoto qua. Ciocobo militare femmina, ciocobo militare maschio, 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 maschio. Oddio. Sì, alleviamo un altro ciocobo. E mettiamo un ciocobo militare maschio con un ciocobo militare femmina. Diamo dell'erba ghisal. Esito previsto ciocobo militare. Vabbè, facciamolo lo stesso. È stato deposto un uovo. Ovviamente secondo me è l'erba anche che farà la differenza successivamente. Come in Final Fantasy VII. Che c'era... Là ovviamente c'erano i colori dei ciocobo, però... Se non ricordo male, da un po' che non gioco a Final Fantasy VII. Che comunque porterò sul canale, senza ombra di dubbio. Allora. Qui abbiamo fatto tutto. Non credo ci sia altro da fare per il momento. Non credo assolutamente ci sia altro da fare. Però non voglio fare la missione... In questa puntata, perché comunque abbiamo già registrato qualcosina, non voglio appesantire troppo le puntate, per cui per il momento io direi che possa essere tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima, dove faremo il trigger per attivare la missione e poi ovviamente compieremo la prossima missione, andremo nelle caverne a cercare questa pelliccia, così già noi ce l'abbiamo pronta per dopo. E poi cercheremo di ottenere anche altre 10. Cercheremo di ottenere anche 10 pozioni. Per accontentare la richiesta anche di quella, di quell'altra persona che si trovava praticamente all'uscita. Quindi, per il momento è tutto. Vi ringrazio al solito per essere stati con me. E ci vediamo alla prossima.